E ciao ragazzoli, benvenuti o ben ritornati qui nel mio canale. Io sono Rick, rieccoci qui con un nuovo video, un altro unboxing, visti gli ultimi video, insomma. Andiamo oggi a vedere insieme, nello specifico, Dragon Quest Heroes, la Collector's Edition. La Collector's Edition, Slime Edition, mi pare si chiami, una cosa simile. Slime Collector's Edition, sì, eccolo qua, scritto sul lato. Perché scriverlo davanti era troppo mainstream. Allora, eccolo qui, innanzitutto in tutto il suo splendore, no? È un pacchettozzo molto leggero, a dir la verità, anche perché non ci sono dentro cose che comunque dovrebbero essere pesanti, nemmeno sulla carta, quindi sono tutte cose abbastanza leggere. È un'esclusiva, il gioco è un'esclusiva delle console Sony. Non so se questa edizione ci sia anche per PlayStation 3, questa Collector's Edition, però comunque vabbè, ad ogni modo è il gioco in sé un'esclusiva PlayStation. È uno spin-off, quindi non è il classico Dragon Quest, quindi non è il classico JRPG a turni, è un Musou, quindi sempre un gioco tradizionale orientale. Quindi per capirci, quelli in cui si va avanti con il proprio personaggio visto in terza persona a far fuori centinaia di nemici che ci si parano davanti, centinaia di stupidi nemici che ci si parano davanti, come appunto fossimo delle potenze della natura e loro delle foglie. È un gioco del genere, se avete presente i classici, gli ultimi giochi di Kenshiro o anche i Dynasty Warriors, ecco, è il genere Musou. È quello, o Musou, adesso ci sono varie scuole di pensiero. Nel caso sbagliassi, scusate la pronuncia. Allora, andiamo a vedere un po' che cosa contiene la confezione. Questa collector, quindi contiene un box da collezione che è praticamente una scatola del tesoro, un forziere. Ovviamente il gioco, una specie di. Non è un peluche, ma è comunque una. Non so come definirla, insomma, uno slime di 12 centimetri, una collana, una lanyard, che altro non è che un nastro praticamente con un mollettone alla fine, e include anche dei DLC, quindi 11 extra slime, armi e mappe DLC. Andiamo a vedere le caratteristiche tecniche, le specifiche: un giocatore, funzioni online, 23 giga, addirittura ci dice i rotti, quindi 23,75 giga di spazio minimo su hard disk, funzioni di vibrazione del DualShock, fino a 1080p la risoluzione e la remote play supportato, quindi su PlayStation Vita, quindi la riproduzione remota. È solo in inglese, come potete vedere. Non so se il gioco dentro sia anch'esso in inglese o se ci sia, anzi sicuramente se lo sarà, nel senso come scatola, ragazzi, tanto ormai sapete che i manuali non esistono più e i giochi ormai sono tutti multilingua, praticamente a seconda basta settare la console, la lingua della console. Ok, allora spostiamo qualcuno direbbe la carta da culo, qualche grande YouTuber. Ok. Andiamo ad aprire la confezione, la scatola. Non voglio rovinarla, ragazzi. Mi sa che però. Ok, è un po' l'ho piegata, ma non veniva fuori. Guardate che bello! Bellissimo proprio. Si tira fuori così. Ok, guardate che bello! Bellissimo, davvero. Non me lo aspettavo così. Davvero bello. Davvero, davvero bello. Niente da dire. Dorato. Ovviamente cartone, ragazzi. Cioè, plastica cartonata. Adesso
presumo sia quello, bene o male. Il materiale, come potete vedere insomma, dalla forma, dalle pieghe, è cartone, però dai, è carina, è carina. Ci sta, tutta dorata, comunque con gli inserti dorati. Davvero molto carino. Ed eccolo qui. Allora, il gioco, ovviamente neanche con la plastica trasparente, è appunto in inglese, come dicevamo, vedete? Battaglie, eroi, mostri. Un'orda di mostri si avvicina, tipo una roba simile. E ok, dopo andiamo a vederlo nello specifico. Poi, collanina trasparente per di più, cioè con lo slime trasparente, carino, carino, trasparente è meno pacchiano che non opaco. Il nastro con il moschettone, quindi questa sorta di portachiavi, diciamo così, con tutta la con tutte gli slime disegnati, vedete? Carino. Non sto qua ad aprirli, ragazzi, perché sinceramente preferisco che rimangano chiusi. Dopodiché abbiamo lo slime. Eccolo qua. Quindi cercavo un modo per aprirlo, ma bisogna strappare tutto. Vabbè, lo potete vedere anche così, ragazzi. Questa è cosa che per puro collezionismo non aprirò perché, voglio dire, si vede benissimo anche così. Poi non è che ci sia molto da dire, cioè è un peluscino praticamente che si schiaccia, ecco, in poche parole, quindi che raffigura lo slime, ovviamente. Dopodiché non c'è nient'altro in più. Andiamo quindi a vedere il gioco. Aspettate che c'è giusto giusto un codice, anche se è quello della registrazione, però non mi importa. Allora abbiamo quindi il gioco, ovviamente il Blu-ray di gioco, eccolo qui. Non c'è assolutamente l'ombra, ovviamente, di un libretto, un qualsivoglia libretto, ma cioè ormai ci siamo abituati. Questa è la registrazione al sito di Square Enix, e qui abbiamo il contenuto digitale della Slime Collector's Edition, quindi 11 oggetti in gioco, che nello specifico andiamo a vederli, sono questi, quindi un boomerang, uno squishing rod, una spada. Poi abbiamo un anello e una happy map, che è una mappa. È una mappa, sì. Sono due mappe, ragazzi. Queste sono due mappe e nove armi. L'arco, vedete? La spada corda, o comunque come volete chiamarla. Ok, quindi fondamentalmente, ragazzi, nulla di eccezionale, ma insomma una collector carina. Ecco ragazzi, quindi questo fondamentalmente è il contenuto, l'ho sistemato un po' meglio, insomma, se così si può dire, quindi gioco, peluscino, collana e portachiavi e la confezione a forma di scatola del tesoro, null'altro, una collector carina, forse un po' sovrapprezzata, se devo essere sincero, ma vabbè, ormai l'andazzo è quello, i prezzi sono bene o male quelli. Diciamo che dal punto di vista dei gadget, beh, ho visto di peggio, nel senso che ho visto collector ben più scandalose. Questa è fatta bene, comunque ha il suo forziere fatto in maniera molto bella, è molto molto carino da appassionati, insomma, da appassionati collezionisti. Ecco, non ci sono action figure particolari che allora di cui potete fare sfoggio sulle mensole della vostra libreria, quindi non è
sicuramente una cosa, una collector per tutti, che, nel senso che può accontentare i gusti di tutti, ecco. È una cosa più per gli appassionati, soprattutto per gli appassionati della saga, della serie. Bene, ragazzi. Scusate il piccolo taglio, ma a casa mia non si può mai stare in pace, esplodono cose, ma semplicemente mi rimaneva solo da salutarvi, quindi io come al solito vi ricordo di lasciare un mi piace per farmi capire se avete gradito il video, lasciate un commento per dirmi la vostra sulla Collectors e sul gioco, come al solito i vostri commenti sono fondamentali, mi piace sempre sapere come la pensate. Lasciate un mi piace anche alla pagina di Facebook che trovate in descrizione e noi come sempre ci vediamo a un prossimo video. Ciao ragazzuoli!